Arvydas Romas Sabonis nasce a Kaunas il 19 dicembre del 1964, in Lituania. Oddio, Lituania. Nel 1964 Kaunas era nella vecchia Unione Sovietica, all'interno di quell'agglomerato di stati e staterelli di cui era composta. Trascorre un'infanzia tutto sommato tranquilla, per quanto tranquilla possa essere un'infanzia in Lituania, paese inglobato all'interno della Repubblica Sovietica. L'età chiave per Arvydas sono i 13 anni, quando, già dotato di un fisico statuario e molto alto, cominciò ad essere sfruttato dalla Federazione Russa, sì, sfruttato. E questa sarà la principale causa per cui ci siamo potuti godere questo campione senza età in NBA solamente durante gli ultimi anni di carriera. La Federazione Russa aveva un grande potere sul trattamento dei giocatori e, come detto, oltre ad essere stata la causa dei suoi problemi fisici in tarda età, è stato anche il motivo per cui non siamo riusciti ad apprezzarlo in NBA fin da giovane, quando a 16 anni debutta con lo Žalgiris di Kaunas e comincia a dominare tra i pro. Nel 1982 l'evento che fa conoscere Sabonis oltreoceano, un tour della nazionale sovietica contro alcune squadre collegiali americane. A 17 anni e contro tutti i migliori prospetti collegiali, Arvydas non sfigura, anzi, spesso domina e gli scout cominciano ad aprire gli occhi di fronte ad un giocatore prodotto del basket europeo. Un giocatore fisicamente prepotente, con una faccia tosta come pochi e con due mani da assoluto pianista. Un centro di 220 cm capace di fare tutto all'interno di un campo da basket. Un centro che, se integro fisicamente, potrebbe dire la sua ancora oggi. Gli scout prendono nota e nel draft del 1985 viene selezionato dagli Atlanta Hawks alla numero 77 al quarto giro. Ma la scelta, per somma gioia postuma dei Portland Trail Blazers, che lo stavano seguendo tra l'altro da un pezzo, venne annullata poiché era in vigore una regola che vietava l'ingresso in NBA di atleti di età inferiore ai 21 anni. Arvydas ne aveva 20. L'approdo in NBA sembra quindi questione di tempo e fu proprio Portland a selezionarlo l'anno seguente, dopo il compimento dei famigerati 21 anni. Una scelta, quella di Portland, che tra l'ironia chissà quanto innocente di David Stern e l'incredulità disgustata dei tifosi americani, solo in pochi riescono a comprendere. Ma se uno di quei pochi si chiama Red Auerbach, beh, è un bel essere pochi. «Mi piacerebbe parlare di quel Sabonis», disse, «perché quel ragazzo è al momento uno dei 3-4 centri più forti al mondo». La sentenza della leggenda dei Boston Celtics. Ma ciò che ai Blazers non si conosceva era la già notevole usura fisica a cui era stato sottoposto Arvydas dalla Federazione Russa. Conseguenza, nel 1986 la rottura del tendine d'Achille, che ne mise in pericolo l'intera carriera a soli 21 anni. Arvydas aveva giocato per i precedenti anni completamente senza sosta, sia per lo Žalgiris di Kaunas che per la nazionale sovietica, allenata dall'head coach del CSKA, suo avversario nel campionato russo. I maligni dicono sia stato proprio il coach della Russia a spremerlo di modo da non averlo fresco in campionato. Sarà. Proprio a seguito di questo primo infortunio nasce un vero e proprio caso diplomatico tra Stati Uniti e Russia. Portland e la NBA vorrebbero Arvydas da subito nella Lega, ma la Federazione Russa prevale e Sabonis rimane a Kaunas, facendo vincere allo Žalgiris altri due campionati di fila, nonostante giocasse costantemente sul dolore. Ad inizio video usai la parola sfruttato, ed in effetti fu così. Talmente sfruttato che nel 1988 il tendine d'Achille si ruppe nuovamente, ma questa volta i medici di Portland riuscirono a convincerlo ad operarsi in America, senza però riuscire a trattenerlo visto che alle porte c'erano le Olimpiadi di Seul del 1988. Già, le Olimpiadi di Seul. Nessun evento ha mai influito di più su USA Basketball. La sconfitta nella semifinale contro i dilettanti sovietici dell'URSS porterà, 4 anni dopo, alla formazione della squadra più devastante mai costruita prima, per cercare proprio di cancellare l'onta di quella semifinale persa, il Dream Team del 1992. Arvydas gioca praticamente su una gamba sola,
sfruttato come al solito, ma riesce nell'impresa di vincere un incredibile oro olimpico sconfiggendo in semifinale gli Stati Uniti di David Robinson e Mitch Richmond ed in finale la Jugoslavia di Divac e Petrovic. Il contesto storico però comincia a scricchiolare. L'URSS vacilla e gli stati che la compongono si stanno ribellando uno ad uno. Sabonis decide di non andare ancora in NBA non sentendosi sufficientemente pronto fisicamente dopo i due gravissimi infortuni. Approda nel campionato spagnolo a Valladolid nel 1989. Dal 92 si trasferisce al Real Madrid dove vincerà due titoli e nel 1995 l'Eurolega. Nel frattempo l'URSS si è scissa e nel 1992 vincerà il bronzo olimpico con la neonata nazionale della Lituania. Quando infine le strade tra Sabonis e la NBA sembrano destinate a non incrociarsi mai, nel 1995 Portland decide di far approdare Arvidas in NBA come un rookie di 31 anni e nonostante i pareri non entusiastici riguardo il suo stato fisico. Nonostante lo scetticismo iniziale, Sabonis in campo sembra non soffrire per nulla. Conclude il suo anno da rookie partendo dalla panchina con 15 punti di media divenuti poi 24 nei playoff. All Rookie First Team, ovviamente. Per due volte giunge sino alle finali della Western Conference, ma Portland fu sconfitta in entrambe le occasioni dai futuri vincitori del titolo, i San Antonio Spurs nel 1999 e soprattutto i Los Angeles Lakers nel 2000. Sabonis era uno dei pezzi fondanti di una squadra costruita per puntare al titolo. L'aggiunta di Scottie Pippen, Steve Smith, Damon Stoudamire e Rasheed Wallace non era però abbastanza per combattere quegli squadroni e la fortuna non girò certamente dalla parte di Portland. Grida ancora vendetta quell'ultimo sciagurato quarto delle Western Conference Finals del 2000 contro i Lakers. A 39 anni, praticamente immobile in campo, decide di tornare dove tutto ebbe inizio, allo Žalgiris di Kaunas, dove giocherà gli ultimi due anni della sua incredibile carriera, con due titoli lituani e il premio di MVP dell'Eurolega nel 2003-2004, a 40 anni. Si ritira al termine della stagione 2004-2005, con un'innumerevole quantità di titoli a livello mondiale e con due titoli NBA sfiorati. Nel 2010 entra nella FIBA Hall of Fame e nel 2011 anche nella Hall of Fame NBA, uno dei pochi eletti a far parte di entrambe le più prestigiose Hall of Fame del basket mondiale. Ad accompagnarlo sul palco fu Bill Walton, suo grande amico, che di lui disse «è un Larry Bird di 2,20 m». L'intera sua vita sportiva, se vogliamo, è un gigantesco what if. Cosa sarebbe stato se fosse approdato in NBA prima? Cosa sarebbe successo se non si fosse rotto per due volte il tendine d'Achille? Quanto avrebbe potuto dominare con il suo fisico totalmente integro? Come per tutti i what if, non lo sapremo mai. Hall of Famer 2011, Arvidas Romas Sabonis.